stupito due volte perché io ero al telefono con Claudio mezz'ora prima che poi uscisse la notizia, quindi stupito perché è un provvedimento secondo me ingiusto, può essere considerato da una squadra in questo momento dell'Leicester, capisco che una parte della dirigenza possa aver considerato anche questa mossa qui, ma è altamente ingiusto e dopo ti dico anche perché, e poi Tutti che hanno stupito esonerato Ranieri, ma che è principalmente uno perché scherzo. chiaramente lui non aveva neanche l'ipotesi, il sentore che potesse accadere una cosa del genere. Esattamente. Perché? Che senso aveva? Questa è la domanda che si sono fatti un po' tutti quando hanno ricevuto la notizia. C'è chi l'ha letta su Facebook mentre magari scorreva la home del suo cellulare, ha visto qualche post pensando che fosse anche uno scherzo. C'è chi lo è venuto a sapere tramite un suo amico. C'è chi, come il sottoscritto, lo è venuto a sapere grazie a Riccardo Gentile durante la sua telecronaca in Fiorentina a Borussia Mönchengladbach, che poi parleremo pure di quella. Oggi è un giorno triste. Sono circa le 21 del 23 febbraio e l'intero mondo del calcio viene scosso da una notizia sconcertante. Una notizia di quelle che ti lasciano senza respiro e non in positivo. Di quelle che ti fanno capire che qualcosa si è rotto e che siamo arrivati alla fine di un ciclo. Claudio Ranieri è stato esonerato. E tu resti lì, provi a farti delle domande, sei incerto. Ma parliamo dello stesso Ranieri, siamo sicuri? Cioè, quello che ha fatto la storia con il Leicester lo scorso anno? E seppur con malinconia, ci diamo tutti la stessa risposta. Sì, e ti passa tutto davanti. Tutte le immagini più belle ed emozionanti di questo anno e mezzo. I gol di Marez e Vardy, i sorrisi, Morgan che alza la coppa. Tutto svanito. E allora ti fermi lì a pensare. Perché oggi, come tutte le volte che qualcosa finisce, ci sentiamo come se a finire fosse anche un pezzo della nostra vita. Un pezzo che ci ha permesso di conoscere e vivere un grande allenatore, ma soprattutto un grande uomo. Un uomo a cui dobbiamo urlare un enorme grazie. Grazie Claudio, davvero. Grazie Claudio di aver permesso tutto questo. Grazie per aver portato in alto il nome dell'Italia in quello che è definito da tutti il campionato più bello del mondo. Grazie Claudio di aver portato la Premier League tra le mani di chi fino a qualche anno fa lavorava in miniera. Grazie Claudio per aver fatto conoscere al mondo intero una squadra che fino a 12 mesi fa tutti ignoravamo. Grazie di aver regalato un sogno non solo ai tuoi uomini e ai loro tifosi, ma anche ai tifosi di altre squadre, di altri paesi, perché lo scorso anno tutto il mondo tifava Leicester City. Poi, per carità, la vita va avanti, c'è chi torna a fregarsene e c'è anche chi ci rimane dentro e tuttora continua a seguire, a tifare, ad esultare per le Foxes. Ed io penso di esserne un esempio lampante, ma non l'unico, perché so benissimo che anche lui, lei e tantissimi altri che stanno guardando questo video, che sono dall'altra parte dello schermo, si rispecchiano nelle mie parole. Grazie per averci ricordato che il calcio pulito esiste ancora. Anche se la meritocrazia, beh, quella stenta un po'. Ma soprattutto, grazie per aver dimostrato che nel calcio, come nella vita di tutti i giorni, se sei determinato, se credi davvero in qualcosa, allora a quel punto puoi raggiungere qualsiasi obiettivo, perché i limiti ce li poniamo noi stessi. Oggi è un giorno triste, ma forse non troppo, sai, perché in fondo è servito anche a riaccendere dentro tutti noi un fuoco, un'emozione, a rivivere dei momenti indelebili, che non saranno mai cancellati soltanto per un esonero ingiusto, insensato e soprattutto nel momento più sbagliato che potesse esistere, dopo che poco più di una settimana fa quella stessa società ti aveva promesso fiducia incondizionata. E che ci vuoi fare? Non si smette mai di imparare, eh? Semplicemente, grazie Claudio.